Salve a tutti, io sono Roby Rox e benvenuti nel mio canale. Mi vedete già pronto qui con questa bimba qui, infatti oggi con questo video vado a recensire la Epiphone Les Paul Standard 50. Prima vi chiedo naturalmente di iscrivervi al mio canale, lasciare un like se il video vi piace e cliccare sulla campanellina in modo da essere sempre informati sugli ultimi video che vado a caricare. Cominciamo subito! Bene, allora, eccoci qua, Epiphone Inspired by Gibson Les Paul Standard 50, un nome che sembra non finire più, andiamo per ordine. Allora, Epiphone è conosciuta da molti per essere la sottomarca di Gibson. L'ho già detto in un altro video precedente, è brutto definire Epiphone una sottomarca, più che altro perché Epiphone alle spalle ha una storia veramente fatta da strumenti grandi, ovvero nel senso strumenti prestigiosi. Addirittura Epiphone è un'azienda ancora più antica, se possiamo così definirla, quindi ancora più vecchia di Gibson. Poi nel tempo il mercato è cambiato e Gibson ha, per così dire, acquistato Epiphone. Epiphone al giorno d'oggi è un'azienda a sé stante che ha ancora la sua linea di chitarre made in USA, anche molto costose. Queste chitarre qui vengono chiamate appunto Epiphone Inspired by Gibson, ovvero ispirata da Gibson. È una serie di tutti i modelli più famosi di Gibson, vengono riprodotti da Epiphone, la quale è l'unica azienda al mondo che ha l'autorizzazione ufficiale da Gibson per poter riprodurre fedelmente i modelli della casa americana. Naturalmente non mi metto a fare un confronto con una Gibson Les Paul, né tantomeno con una Gibson Les Paul Custom Shop, perché ovviamente stiamo parlando di due strumenti sì che sono simili nelle fattezze, nelle dimensioni, nel suono e anche nel nome, ma ovviamente sono strumenti di fasce di prezzo diverso, ok? Questa chitarra qua è una chitarra che si aggira all'incirca intorno ai 600 euro. Naturalmente la possiamo trovare ad un prezzo leggermente inferiore, leggermente superiore, perché sappiamo che noi il mercato varia, quindi la possiamo trovare tra i 500 e i 600 euro una chitarra del genere. Parlo della Les Paul Standard 50, sì, perché poi ci sono tutta una serie di modelli, dalle signature di Slash alle custom, la custom white, la custom ebony, c'è la 1959 sempre che si rifà alla Les Paul Standard, quindi ci sono vari modelli che differiscono l'uno dall'altro, magari anche in piccole cose, però naturalmente in questo video mi occupo della Standard 50 perché sono talmente tanti modelli che sennò ne verrebbe fuori un video da due ore. Quindi è una chitarra che per quel che costa io l'ho trovata veramente ben fatta. Questo video lo sto registrando che siamo agli sgoccioli del 2021 e posso dire che nel 2021 Epiphone sta tirando fuori dei prodotti veramente veramente notevoli, sicuramente rispetto ad un passato di circa 5 6 10 anni fa. I prodotti fatti nel 2020-2021, quindi in questi ultimi anni, sono sicuramente realizzati, almeno a parer mio, sensibilmente meglio delle precedenti produzioni. Allora, cominciamo un po' con una panoramica brevissima e veloce, poi naturalmente se vuoi approfondire un po' il discorso ho fatto una panoramica, io la chiamo overview, in diretta, che trovi nel mio canale nella playlist chitarre. Allora, Standard 50 cosa significa? Allora, standard significa che praticamente è una Les Paul senza customizzazioni. Standard 50 perché? Perché si rifà al modello Les Paul
che veniva prodotto negli anni 50 e come vedremo adesso è caratterizzato da un manico bello cicciotto, bello spesso, dalle meccaniche a tulipano si chiamano e ad altre caratteristiche tipo anche i pot fatti di questa forma qua, mentre la standard 60 ad esempio si rifà allo standard Les Paul degli anni 60, caratterizzato principalmente dallo slim taper, quindi un manico molto sottile, dalle meccaniche che non sono più tulipano ma sono metalliche nichelate. Quindi ci sono alcune modifiche e sicuramente anche il tipo di pick up, il tipo di circuiteria. Una cosa che dimenticavo prima di proseguire, la colorazione, giusto per essere precisi, questa colorazione qua è la Heritage Cherry Sunburst. Abbiamo poi altre due colorazioni, sempre della standard 50, la Metallic Gold, che si rifà un po' alla Gold Top per capirci, e la Vintage Sunburst. Bene, via con le specifiche: body, manico, meccaniche, ponte e infine elettronica. Allora, il body, come da tradizione Les Paul, che sia Gibson o Epiphone, è in mogano. In mogano con il top in acero fiammato AAA. Body e top insieme formano uno spessore abbastanza generoso, infatti siamo sui 4,5-5 cm, quindi diciamo che è proprio un body da Les Paul, bello cicciotto. Abbiamo poi il manico, anche il manico come la tradizione è sempre in mogano con la tastiera in Indian Laurel, ossia all'italiana all'oro indiano. Attenzione, per quale motivo? Le Les Paul normalmente non montano un palissandro? Sì, certo, il problema è che il palissandro da qualche anno è rientrato nella categoria di legni protetti, quindi ci sono delle restrizioni a livello internazionale sull'utilizzo di questo tipo di legno. Va da sé che quel poco rosewood, ovvero quel poco palissandro che è possibile utilizzare, viene utilizzato nella produzione americana. Per la produzione Epiphone, in questo caso made in Cina, ci dobbiamo accontentare dell'alloro indiano, che sicuramente non è uguale come sensazione, come tatto, ad un palissandro vero, ma ci assomiglia molto, è molto 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 simile, diciamo che forse visivamente, non so se si riesce a vederlo a video, ha un colore leggermente più paglierino, ha un colore leggermente più giallognolo rispetto al classico palissandro che tutti noi conosciamo, ma comunque niente di catastrofico, è suonabilissima, anzi. Allora, proseguiamo con le specifiche del manico. Allora, innanzitutto, lo shape del manico. Un nome lungo quanto una ferrovia, si chiama 50 Rauden Medium C. Cosa significa? Tradotto sarebbe un manico stile anni 50, arrotondato Medium C. Allora, per farvela breve, è un manico medium C, quindi niente di esageratamente grosso, ma nemmeno esageratamente sottile. Questo rounded significa che è stato smussato, che è un po' più arrotondato vicino ai bordi, e quel 50 che ci mettono prima, quindi 50 rounded medium C, significa che ha la forma che ricorda i manici degli anni 50, ossia manici spessi. Ricordo quando suonavo la mia Gibson Les Paul Traditional del 2013, mi pare, aveva un manico che era veramente grosso, quasi quasi un manico che io definirei un manico a U. Ecco, questo manico qua non è esageratamente grosso, ma non è neanche il più sottile che si possa trovare, quindi è una mezza via tra un manico sottile e un manico cicciotto.
Passiamo poi alla tastiera, abbiamo già detto che è realizzata in alloro indiano, abbiamo 22 tasti medium jumbo con un radius di 12 pollici. Il capotasto è in Graphtech Newbone sarebbe praticamente osso sintetico, e per finire con le meccaniche abbiamo meccaniche Epiphone, quindi delle normalissime meccaniche Epiphone in stile tulipano, chiamiamole così, che si rifanno proprio allo stile anni 50. Infine, manico e body sono rifiniti con il binding, che devo dire fatto veramente bene, non si sente alcun tipo di scalino, alcun tipo di sbavatura. Per quanto riguarda ponte, pick up elettronica, qui siamo proprio sul classico, quindi abbiamo il stop bar e il tune-o-matic Epiphone, abbiamo poi il selettore a tre vie, abbiamo due controlli del tono, due controlli del volume, CTS, quindi fin qua tutto normale come una comunissima appunto Les Paul standard, e i due pick up. I due pick up sono Epiphone Pro Backer 1 e Pro Backer 2 al ponte. Che cosa sono gli Epiphone Pro Backer? Sono per così dire la versione economica dei famosi Gibson Burst Backer, che sicuramente avrete sentito, sicuramente almeno menzionati, li avrete visti, li avrete sentiti. Bene, Epiphone fa i suoi rispettivi più economici, che si chiamano appunto Pro Backer 1, Pro Backer 2. Caratteristiche timbriche di questi pickup, devo dire che sinceramente suonano bene. Non sono il top del top del top, ma suonano bene. Quello al manico è bello grosso, bello cremoso e pastoso, forse un po' troppo, mentre il pickup al ponte è bello cicciotto, bello aggressivo, ma mai tagliente. Quindi devo dire che questi due pickup suonano bene. Poi naturalmente, se un giorno qualcuno di voi vuole fare l'upgrade e togliere i Pro Backer Epiphone e montare qualcos'altro, per carità, sicuramente la modifica o l'aggiornamento, chiamiamolo così, con dei Gibson Burst Backer darà il suo miglioramento. Però per il momento questa chitarra è suonabilissima così, i pickup sono secondo me favolosi. Ricordiamoci che stiamo parlando di una chitarra dai 500 ai 600 euro. Ultima cosa, la chitarra si presenta con scalatura 10-46, giusto che sappiate con che corde vi arrivi. Non è provvista di alcuna custodia, né custodia rigida né custodia morbida, quindi i soldi che spendete per questa Epiphone Les Paul Standard 50 sono tutti per la chitarra, non c'è alcuna custodia. Prima delle considerazioni finali, abbiamo visto le specifiche, abbiamo visto il prezzo, prima che me lo chiediate il peso. Quanto pesa? Pesata io personalmente 4,09 kg, arrotondiamo a 4,1 kg, quindi devo dire che ci sta, perché se prendiamo una comunissima Gibson Les Paul Standard, il peso di solito si aggira intorno ai 4 kg. 4 kg di chitarra si fanno sentire. Come finiture, come fattura generale dello strumento, cosa devo dire? Devo dire che io sono rimasto impressionato, l'ho già detto all'inizio del video, cioè è fatta veramente bene, è una chitarra onesta, per 500 euro poco più è una chitarra veramente dignitosa e fatta bene. Io non ho trovato al momento alcun difetto, tranne uno che ve lo dico fra un attimo, non ho trovato alcun difetto sulle finiture,
sul binding, nemmeno sull'elettronica che vedo funzionare bene. Le meccaniche hanno un rapporto di 18 a 1, quindi sono molto sensibili. Per carità, non sono il top, sicuramente un aggiornamento con delle Grover o altre meccaniche magari di fascia più alta miglioreranno sicuramente la tenuta della cordatura, ma comunque per il momento non ho riscontrato problemi. L'unica cosa che io controllo sempre, se avete visto le mie dirette, se avete guardato le altre recensioni, ormai lo sapete e sapete già cosa sto per dire, sono i fret. Allora, i fret, io ho la necessità, e su questo rompo anche le balle, devono essere lisci. Io quando passo con la mano così non voglio sentire assolutamente niente. Purtroppo mi è capitato con la mia vecchia Gibson SG standard, quindi una Gibson originale made in USA, che facendo così mi scartava e travo le mani, quindi rifinita malissimo. Questa qui invece devo dire che mi è arrivata che era perfetta, forse in qualche punto qua verso il tacco del manico body c'era qualche fret con una puntina che avanzava fuori un pochettino. Allora, munendomi naturalmente, facendo molta attenzione, di una lima, sono riuscito a smussare quei fret che secondo me erano rifiniti un po' grossolani, e adesso la chitarra è perfetta. Ma sono io che sono pignolo, sono io che su queste cose sono un po' rompicato, ma in realtà la chitarra è perfettissima così. Per 500 euro è una chitarra suonabilissima, divertente, onesta, fatta bene, con gran suono. A chi la consiglio e a chi è indirizzata questa chitarra? Allora, naturalmente su questa fascia di prezzo Gibson, Epiphone si rivolgono a un pubblico amatoriale, ovvero quelle persone che non hanno bisogno di grandi strumenti, di grandi pretese, non sono professionisti e necessitano di uno strumento in stile Les Paul, però da non spendere molto. Però è anche vero che comunque si può benissimo utilizzarla anche a livello professionale, anche per qualche registrazione. Se visto mai, non c'è scritto da nessuna parte che per fare i professionisti bisogna per forza avere una Gibson, ok? Bene ragazzi, il video termina qua, spero di essere anche questa volta stato utile. Naturalmente il mio intento è quello di mostrarvi lo strumento, elencarvi le caratteristiche, darvi magari il mio parere, che conta zero il mio parere, lo dico sempre, perché naturalmente la chitarra è un'estensione del proprio corpo, è un'estensione del nostro essere chitarristi, del nostro essere musicisti, quindi quello che può essere buono e bello per me può anche non esserlo per te. Possiamo avere gusti completamente diversi, quindi il fatto che io vi dica a me piace, a me non piace, vale zero. Io vi dico semplicemente la chitarra come è costruita, quanto pesa, quanto costa, le caratteristiche tecniche, in modo che voi vi possiate fare un'idea se è lo strumento più indicato per voi. Io vi ringrazio nuovamente, se vi piace il mio canale, i miei contenuti, lasciate un like, iscrivetevi, cliccate sulla campanellina e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!